Allora, buongiorno Giuseppe. Buongiorno, signor Andrea. Allora, grazie per il signore. Allora, qui siamo sulla Fondamenta San Francesco. Come vedete qua ci sono un po' di barche degli amici caporossolanti. E qua il nostro Giuseppe era uno dei caporossolanti più accaniti fino a qualche anno fa, no? Giusto Giuseppe? Uno di quei famosi caporossolanti nella notte, paura di nessuno, con gli inseguimenti della finanza, però dopo alla fine sei andato in pensione anche te. Però sei andato in pensione. Io sono andato in pensione. E cosa è successo adesso? Mi dicevi che magari qualcosa di cosa è successo? Ho sempre pagato il posto barca così qua, no? La regolare da tutti quanti anni. Adesso mi mandano a dire che vogliono anche gli interessi dei dieci anni che sono stato qua. E io ho sempre pagato, in regola, no? Qua ci sono, ho tante barche che non hanno mai pagato, non hanno. Ne sono barche da 15 anni che sono qua. Loro sono in regola senza pagare, io a pagano non sono in regola. Ma non capisco mi sarebbe qua. C'è un statuto che dichiara che io dopo il cessamento dovevo pagare gli interessi, di altare questo, ma poi altare. Ma dove siamo arrivati? Quanto ti è arrivato da pagare? No. Quanto ti è arrivato da pagare? 1.500 euro. Tu quanto prendi di pensione? Oh, 500 che ne prendo. Come si faccio vedere a pagare adesso? No, io vorrei dire... In casa noi abbiamo capitale, non ce n'ho. Io vorrei dire una cosa, qua adesso io conosco l'amico Giuseppe tanti anni, è una persona che ha sempre cercato di essere in regola nei limiti delle possibilità, ovviamente, ha sempre pagato le sue robe, se arriva anche ancora tempo fa mi aveva mostrato una multa che gli era arrivata per un'altra cosa e io gli avevo consigliato di fare ricorso, invece pur di non avere problemi, con fatica, posso testimoniarlo io, se l'è pagata, una multa di 100 euro, ti ricordi che la volta mi hai chiesto, sì, ho detto, fai ricorso che hai diritto secondo me, mi ha detto guarda piuttosto che stare con fatica ma la pago. Io c'è per pagare. Adesso effettivamente, praticamente il magistrato di acque, questo è il magistrato di acque, giusto? Sì, il magistrato di acque. Ti manda, tu avevi il posto barca, tu a un certo punto l'hai disdettato. Avendo pagato in regola. Ti chiede? E devo pagare ancora. E quanti anni sono che non hai più il posto barca? No, ho dato la disdetta da quest'anno qua. A quest'anno? E ti chiede gli arretrati 1.500 euro? Adesso vuole gli arretrati di 1.500 euro. Ma non c'è nessuna carta che dichiara che io dopo il cessamento dovevo pagare i 1.500 euro. Senti, adesso dopo ci darei quella carta e vediamo, faremo anche noi una ricerca, sentiamo cosa ci dice qualche amico del magistrato di acque, magari che ci dia un consiglio. Senti, so che ti è arrivata anche un'altra carta. Sì. Da pagare un po' di più. Guarda, 600.000, ancora sempre del magistrato di acque. Giuseppe, oltre a questa 1.500 che ridiamo è arrivata, per fortuna... Per fortuna che sei uno forte di spirito, perché un altro che gli arriva una richiesta da pagare 600.000 euro. Ma che devo fare? Cosa devo fare? Devo mettermi a piangere, no? Infatti. Va buono, senti Giuseppe, io ti ringrazio e. Il capitale non ce l'ho, non niente. Non è che io faccio fatica ad arrivare alla fine del mese con 500 euro. Cosa si può fare? Abiti su una casa popolare. Abito su una casa popolare. No? Hai tutti i figli disoccupati? E quindi a tutti quanti disoccupati, cioè, cosa che non si può fare altro. Vabbè Giuseppe, se ci sono novità ci aggiorniamo, ok? Grazie. Va bene, grazie. Un abbraccio, sai che sei un amico. Di intervista. Grazie a te, ciao carissimo, ciao.